Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, finalmente vi sto girando il video su tutte le novità, o almeno molte delle novità, presentate nell'EcoBio, sia al sana che non. Quindi vi faccio una panoramica di quelle che sono le nuove uscite, considerate che ne mancano, ma man mano vi terrò aggiornate. È solo una panoramica perché di alcune di queste referenze vi farò proprio la review dedicata. Partiamo ovviamente con l'azienda che ho nel cuore, che è Alchemilla. Alchemilla in questo, tramite il Sana ha presentato veramente tantissime novità e assolutamente ve ne parlerò nel dettaglio. Ma partiamo dal primo prodotto, che sono le saponette. Le saponette Alchemilla sono state realizzate tramite la saponificazione dell'olio di cocco con metodo artigianale. Sono estremamente delicate e svolgono tutta una funzione diversa. Abbiamo il sapone artigianale anti-age al profumo di frutti di bosco. Abbiamo poi il sapone alla ginestra scrub, perfetto per viso e corpo. Questo che è fantastico, il sapone artigianale struccante al profumo di mela e rosa canina. Io questo l'ho provato in tester anche in fiera e vi garantisco che è delicatissimo. Abbiamo poi il sapone lenitivo al tiglio e la mimosa, perfetto per pelli particolarmente sensibili. Il sapone artigianale delicato, pesca e albicocca, perfetto per chiunque. E poi abbiamo il sapone artigianale al neem, voi sapete tutte le proprietà del neem, sono molteplici, è un antiseborroico, lenitivo, purificante, astringente, antibatterico e quindi Alchemilla ha proprio dedicato un sapone a questo importantissimo olio. Veniamo poi a una cosa che so che molti attendevano, che sono le maschere Alchemilla. Alchemilla ha scelto di proporre le maschere in pack bidose, quindi ogni bustina ha 20 ml di prodotto. Ovviamente sono come tutta la linea Alchemilla certificate IAB e in più hanno sono qualità vegana, nickel tested e non testate su animali. Ci sono tre maschere proposte dal brand. La prima è l'anti-age, è proprio un'anti-age estremamente attiva. Abbiamo all'interno oli come jojoba, oliva, mandorla e argan, vitis vinifera, vitamine, sali minerali, termopili su un batterio che serve proprio per svolgere un'azione antiossidante in una formula che sta in posa 15 minuti. Ne utilizzate la metà e poi le richiudete. Fantastica perché l'ho già provata, maschera viso pelli sensibili, sapete che io ho la pelle reattiva che tende molto ad arrossarsi. Questa maschera è estremamente lenitiva, piacevolissima da indossare, schiarisce anche molto bene i rossori. E poi abbiamo la maschera viso seboregolatrice, perfetta proprio per una pelle che tende a buttare fuori, quindi con irregolarità, eccetera. All'interno di questa abbiamo bardana, melissa e neem, quindi sapete il neem ve l'ho citato per le saponette, e quindi lavora proprio con anche l'echinacea sui processi di cicatrizzazione e riepitalizzazione della pelle ed è anche antinfiammatoria e decongestionante. Veniamo alla linea di Alchemilla che ha fatto parlare tantissimo e che è piaciuta da tantissimi di voi, che è la glicolica. Allora, la glicolica è una linea importante di Alchemilla che lavora per protocolli. Abbiamo tre protocolli: l'antimacchie, l'antietà e il trattamento antismagliature. In base al protocollo che si va ad effettuare, abbiamo un dosaggio tarato, chiaramente. La formula dell'acido è tamponata ed è stata estremamente bilanciata per ogni tipo di inestetismo. Tantissime referenze di cui vi voglio proprio parlare nel dettaglio perché è importante, però intanto ve le presento. Importantissimo il pretrattamento acido in qualsiasi protocollo. Poi abbiamo la crema viso al 3%, che va bene per tutte, ad esempio viene utilizzata per darvi un'idea di protocollistica nel protocollo antietà, perché è quella che va bene per una pelle irregolare, rughe, eccetera. Poi abbiamo invece la crema corpo al 16, che è quella proprio che lavora a livello di antismagliature, irregolarità della pelle, e avrà un effetto secondo me stupendo. Poi abbiamo la crema viso iperidratante, è quella che va proprio a bilanciare l'acido e quindi va a lenire e a reidratare lo strato superficiale per non avere effetti rebound su un protocollo estremamente sfoliante. Poi abbiamo la glicolica al 12, quindi la crema,
E per finire la parte con esfoliazione più alta, che è la maschera al 24. Ad esempio, per una pelle sensibile che non se la sente di affrontare un percorso acido classico o vuole comunque abituare la pelle all'esfoliazione, potrebbe partire direttamente dalla maschera. Due altre novità skincare Alchemilla sono lo scrub viso da ben 100 ml di prodotto. Ha una texture molto burrosa e morbida con questi microgranuli che sfogliano ma non graffiano, e il mio amore, perché viene già citato in diversi post, il nuovo Elisir contorno occhi. È un contorno occhi roll-on estremamente decongestionante anche solo per la biglia applicatrice. È interessantissima la formula, è base acido ialuronico e poi abbiamo all'interno tantissima caffeina che lavora sull'occhiaia e sulla borsa, quindi sul microcircolo, e poi abbiamo calendula, camomilla e fiordaliso, dal potere proprio lenitivo e decongestionante. Io lo provai il primo giorno, dopo il primo giorno al sana, che comunque si è stanchi, avevo l'occhio con molta occhiaia, dopo 20 minuti chiamai Elena e le dissi: era sparita l'occhiaia. Ha un potere decongestionante pazzesco, oltre che ovviamente un potere liftante. Novità anche trucco in casa Alchemilla, che adesso non ho fisicamente da mostrarvi perché sono in uscita, ma che sono bellissime. I nuovi fondi compatti dalla texture comfort matte a sottotono bilanciato, bellissimi, ve li mostrerò. I nuovi blush e le nuove ciprie, di cui l'Invisible, che è una cipria HD, ma le vedremo in un video dedicato. Proseguiamo con i marchi e andiamo a Purofi. Purofi è un brand di cui io non vi ho mai parlato, non avevo mai avuto il piacere di provare le loro referenze, adesso hanno riformulato la linea. Anche su Purofi preferisco dedicarvi un video a parte, perché comunque c'è molto da dire dietro lo studio e la struttura dei prodotti. Vi mostro però le referenze. Abbiamo il Cleansing Foam Multi Action, che è un detergente dalle molteplici funzioni che completa la detersione. Un prodotto secondo me molto interessante, che è l'Alpha Tonic, che non è solo un tonico spray, ma è proprio un vero e proprio schermo anti-inquinamento. Abbiamo poi il famosissimo Exfoliating Serum, che è stato riformulato, il serum famosissimo esfoliante di Purofi. Abbiamo poi il nuovissimo My Age Life Blood, un olio viso secco dall'azione anti-age importante. Abbiamo poi il My Age White Diamond Elixir Plus, il famosissimo My Age Luminous High Lip, quindi il contorno occhi labbra, e per finire My Age Matte Oily Skin, due creme viso per il mio tipo di pelle, ci sembrava più adatta quella comunque per pelli che tendono a lucidare. Ve ne parlerò assolutamente molto presto e sono molto felice di poter testare queste referenze. Poi ci spostiamo a Nakomi. Nakomi ha diverse novità in uscita, ve ne faccio vedere due, che sono l'acqua micellare detergente struccante e l'olio detergente struccante, che si elimina col suo panno di bambù, che io ho già provato, mi sono piaciuti molto, e quindi insomma ho avuto il modo di testare in fiera l'olio struccante bifasico, prodotto che acquisterò sicuramente, perché sempre di più io inizio ad amare la prima fase di detersione ad olio. Poi, come vi dicevo, non riguardano tutte il sana assolutamente, e quindi menzione importante a Miss Trucco Green Ethique. Io adoro questo brand, è un brand made in Italy, tutte cose realizzate a mano, con una grande attenzione ai dettagli, da ragazze come noi che credono in quello che fanno. Ogni prodotto che viene venduto viene presentato in queste bellissime pochettine, la maestria e l'arte della manualità che c'è dietro rendono secondo me questo brand speciale. Vi ho già mostrato, ma non so se vedrete prima questo video o l'altro, nei preferiti del mese, il loro olio bifasico struccante alla lavanda, che per me dà dipendenza. E escono con novità con una serie di nuovi pad struccanti, tra cui i pad occhi, i pad esfolianti, un nuovo sistema di detersione, no? Quindi dalla manopola usa e getta che vendono nel mass market a questa bellissima cura nel dettaglio, con texture differenziate in base al tipo di pelle e al tipo di risultato che si vuole ottenere. Un brand assolutamente da scoprire e che vi consiglio. Poi
Madara esce con, se non sbaglio, due novità. Io ve ne mostro una che è della linea SOS, di cui conoscevamo già il siero e, se non sbaglio, la crema. Non mi ricordo se invece c'era il siero ed è stata presentata la crema. Non vi voglio dire un Come novità, errore. però, vi faccio vedere l'Instant Moisture Plus Radiance Hydra Mask, quindi la nuova maschera che va a arricchire la linea SOS dall'effetto estremamente idratante ed effetto luce. Anche di questa la inserirò nella mia skincare routine e ne parleremo. Questa è una taglia viaggio da 12,5 ml, è in vendita sia così che nella full size classica. Volga poi ha proposto come novità la linea viso, quindi la siero occhi, crema anti-age giorno, siero viso e crema anti-age notte. A dimostrazione di ciò ho dei campioncini, ma quando usciranno sul commercio li acquisterò e li voglio testare e parlarmene. Anche perché è stata una bella sorpresa scoprire appunto che stavano uscendo con questo tipo di novità. Essere un brand interessantissimo, famosissimo per la loro maschera capelli vaniglia e cocco, per la linea di detersione, eccetera, e arricchisce la gamma con prodottistica viso. E quindi abbiamo l'acqua micellare detergente struccante che ha un profumo, mi fa impazzire. Profumazione delicata, dolce, buonissima. E poi abbiamo due creme viso che arricchiscono la linea, la crema viso idratante e la crema viso antirughe. Anche qui proveremo e vi faccio sapere. Abbiamo poi VEGAP, come sapete, vi ho già citato purtroppo per una cattiva esperienza, però anche di qua ve ne voglio parlare perché poi ho avuto modo di riprovare il prodotto, non da un tester, perché quello che avevano dato a me era un tester vecchio. Ho provato la formula in pack classico e non mi ha dato quel tipo di problematica, quindi voglio riapprofondire il discorso per parlarvene con l'oggettività più totale. E VEGAP si arricchisce con la linea di skin viso. Interessantissimi, ho visto il siero Botox-like e la crema al goji, ma io intanto vi mostro il Prickly Pear Scrub and Mask, quindi scrub e maschera viso, e la Rosemary Purifying Cream, quindi la crema per pelli miste. Sapete che VEGAP fa parte del gruppo BeWell. Io quando facevo l'estetista lavoravo in spa con i prodotti BeWell, li ho sempre trovati di alta qualità. Quindi quando ho saputo che VEGAP, che è lo stesso gruppo, usciva con la linea viso, sono stata felice di poter provare, di avere la possibilità di provare queste referenze. Poi, Fitocosmetici Pascucci, famosissimo per la sua linea al botulino vegetale, e che devo assolutamente provare, prima o poi crema giorno e notte le prendo, escono con qualche referenza trucco. Io già ho due cose da mostrarvi. La prima è la polvere oro scintille di luce preziosa. È una sorta di cipria estremamente illuminante, dal profumo buonissimo. La definirei una sorta di cipria profumata illuminante. Secondo me è molto carina, non tanto per il viso, quanto, essendo anche bella profumata, per i punti strategici del corpo, come le spalle, le clavicole, il décolleté, eccetera. E stessa profumazione, scintille di luce preziosa, profumo solido da 15 ml. In questo pack carinissimo è un profumino solido, texture cremosa, che voi applicate nelle zone più calde, quindi gomiti, polsi, dietro le orecchie, e rilascia questa fragranza che è la stessa della cipria, estremamente, secondo me, piacevole. Poi abbiamo le erbe di Janas. Io non avevo mai provato niente delle erbe di Janas, lo sapete perché non ve ne ho mai parlato. Quando sono uscite con la nuova linea capelli, che secondo me era veramente molto interessante, ma dal prezzo elevato, ero titubante. Quando, e ringrazio Farmacia Natura, mi ha detto no, testala e fammi sapere, guarda, fai un video per le ragazze, perché secondo noi vale la pena. Oggi io ve ne voglio parlare sapendo le obiezioni che si possono fare per un discorso prezzo, ma ve ne voglio parlare. Nel mio caso ho testato lo shampoo fico d'India e rosmarino rinforzante ed equilibrante per uso frequente, che vedete dal colore un po' particolare, perché all'interno ho applicato l'altra novità che sono gli elisir, in questo caso l'elisir idratante e vitalizzante, e la chiacchieratissima maschera ristrutturante a base di crescione d'acqua e amla. Allora, è una linea molto particolare, fatta a mano in Sardegna, ricchissima di principi attivi. È una linea estremamente funzionale e da lì ne deriva il costo, perché sono stati usati principi attivi importanti con una lavorazione fatta a mano, eccetera.
Gli elisir sono dei concentrati e in base all'elisir è a base oleosa o a base acquosa di tutto 100% principio attivo che serve per potenziare il prodotto poi in base al tipo di elisir, se viso, corpo o capelli. Io ho poi avuto anche l'elisir agli acidi di frutta e lo utilizzerò per potenziare una maschera viso che era solo idratante e gli voglio dare quel quid in più. Possono essere usati anche puri, ma secondo me in ogni librettino associato trovate le proporzioni in cui aggiungerli e sono anche miscelabili. Ogni elisir sono 10 ml di prodotto, potete arrivare ad esempio nella maschera viso per quanto riguarda alcuni tipi di elisir a 20 ml, quindi due elisir anche diversi tra di loro. Allora, se voi vedete sembra consumato pochissimo lo shampoo, in realtà io l'ho usato circa 5 volte. Considerate che io lavo i capelli due volte a settimana, quindi un mese e mezzo, con il suo elisir all'interno. Diventa uno shampoo trattamento, perché non solo ne usate pochissimo e fa tantissima schiuma, ma va proprio tenuto in posa qualche minuto, bene a contatto con la cute. Quindi io lo emulsiono bene sulla cute, lo lascio in posa circa 2-3 minuti, in modo che i principi attivi agiscano e poi lo sciacquo. Idem la maschera, è una maschera talmente tanto attiva, la vedete più consumata perché sbagliando ne mettevo troppa. E, ha una texture molto particolare, sembra come una texture non emulsionata. E in realtà quindi ne mettevo tanta e dopo poco ti rendi conto di averne troppa. È talmente attiva che si può usare anche come proprio impacco a contatto con la cute, quindi massaggiata proprio sulla cute. Io non so se vedete i miei capelli. Volume e struttura fantastici, devo dire che meritano veramente, è una linea di cui vedete un prima e un dopo con utilizzo costante, ecco. E quindi ringrazio Farmacia Natura, arriverà comunque il video dedicato e il codice sconto per voi che sarà più alto perché con Ramona abbiamo deciso, visto che insomma lavoriamo insieme da tanto tempo, di darvi uno sconto un pochettino più alto. Per finire con le novità, Mutation di Neve Cosmetics, collezione secondo me bellissima, di cui non vi ho parlato prima perché il corriere aveva smarrito il mio pacco, molto bene. È una collezione, secondo me, proprio dai colori e dagli accostamenti inediti, estremamente interessante, che comprende tantissime pastello tra occhi e labbra, dai colori, io quando ho visto, qual è questa qua che si chiama? Opposite per gli occhi, ho detto va bene, questa è la matita della mia vita, cioè, è una sorta di malva cupo con dentro del grigio, veramente una collezione, o tipo non so, il pesca chiarissimo pastello neon per gli occhi, una collezione che propone contrasti di colore e punte di colore inedite, veramente interessanti. Così come la palette proposta in collezione, che è una 4 colori, dove io ho riposto questi 4 colori, di cui però in realtà nella collezione ci sono 6 cialde, di cui una è un blush, che vi mostro subito, ma che io ho provato anche per gli occhi, che è Peel, che è un bellissimo pesca matte tra il pastello e il neon, e invece lei che è un illuminante, ed è un illuminante ragazze, c'è dentro la componente Radiant Orchid, guardate. È un illuminante che diventa lilla, no, è qualcosa di stupendo, così come tutta la collezione. Volevo farvi un mi preparo con voi, ma ho visto che ne stanno uscendo tanti. Io ho ricevuto tardi la collezione, quindi sono un po' in ritardo. Fatemi sapere se vi può interessare lo stesso. Comunque vi dico già che è una collezione, secondo me, che merita, ma merita davvero. E tra l'altro trovo che con la riformulazione delle pastello siano diventate ancora più cremose, ma che si fissino meglio. Già io, sapete, non ho mai avuto problemi con le pastello, ma queste le trovo ancora più performanti. So che la carrellata è stata lunga, ma volevo mostrarvi tutte queste referenze anche per sapere da voi su che prodotti volete che io approfondisca un pochettino più la recensione, che entriamo proprio nel dettaglio. Vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video.